Nella puntata di oggi andiamo a Colonia. Fabio adotta metodi scientifici per il meteo. Caldo. È pacatamente soddisfatto del parcheggio. Abbiamo parcheggiato praticamente nella zona pedonale, a Colonia, gratis. Mi è andata di culo. Ammette di essere uno di loro che fanno cose. Mi paga un'entità astratta che si occupa di vendere auto elettriche. Ciao a tutti. Oggi facciamo una piccola gita verso Colonia, io e i miei due figli, e abbiamo pensato di andare in modo spontaneo. Abbiamo il 49% di batteria e dobbiamo percorrere 111 km, 1 ora e 17. Vediamo un po' i consumi, faremo un po' di autostrada, questo significa che possiamo un po' dare gas, salvo traffico, ripristina. Ci facciamo una bella gita a Colonia, vi faccio vedere qualche angolo carino della città. Se non l'avete mai vista, ve la consiglio vivamente, soprattutto nel periodo invernale, durante i mercati di Natale, è un gioiellino. Comunque una delle città più importanti della Germania, sede di molte emittenti televisive e di produzioni cinematografiche. A parte quello, è proprio bellina la città. La macchina stima che arriveremo con il 24% di batteria, ricordo, partiamo con il 49%. Sono curioso di sapere come andrà. Ci sono 28 gradi, c'è abbastanza caldo per essere a fine agosto e ovviamente abbiamo l'aria condizionata accesa. Nel frattempo ci tenevo a ringraziare tutte le persone che hanno iniziato a seguirmi, quelli che stanno continuando a seguirmi, le persone che commentano i miei video, mi fa molto piacere, sto avendo un buon riscontro. Ci sono alcune eccezioni piuttosto divertenti di persone che gridano il complotto, tipo sono informazioni false, lo fai solo per cercare di far acquistare l'auto elettrica a dei dementi. Allora, innanzitutto quello che mostrano i video è più che autentico, non so per quale motivo dovrei fare un video falso. Non me ne entra nulla, né se faccio un video né se non lo faccio. Anzi, facendo il video che ci tengo a fare per vulgare quella che è l'esperienza di guida di un'auto elettrica, né per incentivarne la vendita, né per sparare contro l'auto termica, semplicemente è un argomento che a me è molto interessato e ritengo che non ci siano ancora abbastanza contenuti, nonostante ce ne siano molti di buona qualità. Anzi, a questo proposito io vi consiglio, se non li conoscete già, ma sicuramente sì, di seguire e guardare Vai Elettrico, Frank, Ballantine, che sono forse i miei tre preferiti quanto esperienze di guida autentiche. Quindi per tutti coloro, pochi per fortuna, che mi accusano di vendermi consumi, lo trovo divertente, quindi grazie, continuate pure a scrivermi questa cavolata perché alla fine mi fate sorridere. Ci sta, ogni tanto mi venga strappato un sorriso. Siamo arrivati a Colonia, 7 minuti al punto di ricarica che ho individuato, dove lasceremo la macchina mentre faremo la visita della città. Abbiamo percorso 110 km e consumato 19 kWh, con una media piuttosto alta di 176 Wh, perché abbiamo comunque zampato. Abbiamo fatto diversi chilometri a tavoletta. C'è comunque da ricordare che è giusto per divertimento, perché poi alla fine il traffico spegne tutta la fantasia e il tempo che ci vuole è sempre quello di una media di 100 km orari. È caldo? 34 gradi. Allora, dobbiamo parcheggiare praticamente a fianco al Duomo. Il Duomo rappresenta, diciamo, il punto di riferimento per il centro. E qua in teoria ci dovrebbero essere le colonnine. Che cos'è? Un multipiano. Ma vediamo se va. Qui c'è lo smile e qua c'è la luce verde. Perfetto. Abbiamo parcheggiato praticamente nella zona pedonale, a Colonia, gratis. Sono molto contento di aver avuto il culo di trovare questo parcheggio, anche perché dall'app risultava libero da 6 minuti. Ho parcheggiato e dopo tutto è arrivato un tizio e mi ha chiesto deve ricaricare? Non l'avrei trovato, ce n'erano altri, quello del multipiano che era in programma, poi ho voluto dare uno sguardo, c'era quest'altro disponibile,
Mi è andata di culo. Guardate dove siamo. Se venite a visitare Colonia o se già ci siete venuti potete capire. Questo è il Duomo e qui siamo noi. Tutta questa zona, tutto questo è il centro. Altstadt sarebbe la città vecchia, il centro storico. Quindi ha consumato un pochino di più rispetto a quanto preventivato dall'auto, ma ripeto, andando piuttosto spediti. C'è molto caldo, dobbiamo cercare le scarpe da calcio per questi due che lunedì iniziano gli allenamenti. Una moto elettrica e uno scooter, perché è minuscola, cioè sopra un tedesco medio sembra seduto sulle bici del circo, veramente l'orso sul triciclo. Abbiamo parcheggiato e qua c'è il tuo. Se venite in Germania e avete bisogno di comprare l'acqua per la famiglia o qualche bibita, fermatevi in un DM dove costa un po' di meno rispetto ai bar. Le vespe non possono essere cacciate. Una volta ho chiesto, questo è fuori, attento, se gli altri sono dentro, sto cercando di entrare. Avevo chiesto come mai sono andate le vespe, è la natura. Che poi non ho capito, sono qua dentro, ma... Le due torri sono alte 157 metri ed è una delle cattedrali più grandi del mondo. La sua costruzione iniziò alla fine del 1200, ma impiegarono 600 anni per concluderlo, 1880. Ma questo è normale perché in Germania i cantieri durano sempre molto. Per entrare tutto tranquillo, stamattina a 50 km da qua c'è stato un attentato dove sono morte delle persone. Ci aspettavamo un po' di caos e di polizia, ma l'unico problema è che avevamo fatto qui il cappello e io mi sono dimenticato di toglierlo prima di entrare e mi hanno chiesto di farlo. Il resto è tutto a posto. L'attentatore è ancora in fuga, non l'hanno trovato, stanno cercando. Ci aspettavamo un po' più di controlli. Andiamo adesso verso il Reno, questa è la parte, e vi mostro un'altra icona di Colonia, che è il suo ponte. E quella era una festa di tifosi del Colonia che fate in Liga. Vabbè, più avanti da quella parte, ma oggi non lo visiteremo, c'è il museo del cioccolato della Linz. Io credo che qua ci sia molto materiale per Casa Pacchiane, che seguo sempre con gioia. Il gorilla cazzato, vai in fianco al leone così vediamo quanto è grande. C'ha anche gli attributi. Grosso. Bambini, costano soldi. Se non andate a tutti gli allenamenti, le scarpe le mangiate a colazione. La fila per dei cookie. Pausa per riposare le membra. Dolce e gelato. In Germania vanno tantissimo ai gelati, anni 80 davano molto di spaghetti ice e vanno matti anche da asporto. Poi arrivano a casa e gli spaghetti ice sono semplicemente una pappetta di gelato. Ecco qua, qui sono solo spaghetti tiramisù, carbonara, gelato. Sì, spaghetti gelato. Cosa? Traditore. Fai vedere gli spaghetti ice come sono fatti. Fa, avevo parlato della fan delle persone che raccolgono le bottiglie, quello è un esempio di come introdurre una cauzione sulle bottiglie di plastica poi induce, se non chi l'ha comprata a riprendersi la cauzione versata, chi le trova in giro, perché comunque purtroppo c'è sempre qualcuno che le butta, ma
chi le trova in giro con quel signore che abbiamo visto prima, le raccoglie e poi si rifà i soldi della cauzione andando a restituirle. Abbiamo terminato la nostra passeggiata. La macchina ha 72% di batteria. Eravamo al 19 quando siamo arrivati, 19:20. E adesso torniamo a casa. Faremo i conti di quanta batteria e quanto la macchina ha consumato per questa piccola gita. Abbiamo la richiesta di andare a vedere lo stadio del Colonia, Rheinische Stadion. Ha messo la tappa, vedi? Qui tutti stanno andando allo stadio, Ale. Mi sa che troveremo un po' di traffico. Stanno andando al monopattino. Bellissimo. Un parco gigante. Tutto qua dietro. Ci siamo infilati. C'è troppo casino, non ne vale la pena. Appena possibile torniamo indietro, andiamo a casa. Che bravi però tutti i tifosi che vanno in bicicletta. Adesso abbiamo percorso con 35 kW 184 km. Se andate a vedervi il video che ho pubblicato, il viaggio ad Amsterdam, con 35 kW avevo già percorso quasi 288 km. Più o meno 100 km in più con la stessa quantità di energia. Sì, lo stile di guida incide sulla quantità di energia consumata, è ovvio, è la cosa più che normale. Sia con i motori a benzina che quelli elettrificati. Ora il consumo è dato da punte di velocità molto elevata, perché poi la velocità media rimane sempre intorno ai 100-110 km/h, perché il traffico, a meno che viaggiate alle 3 del mattino, c'è sempre. Ne vale la pena schiacciare, farsi una decina di chilometri a 170 per consumare tantissima corrente, per poi dover rallentare e impiegare quasi lo stesso tempo che avesse impiegato andando a 100-110 km/h. Da una parte c'è l'aspetto ludico di andare veloci, in sicurezza, e dall'altra c'è invece la possibilità di percorrere più chilometri e magari fermarsi in meno per ricaricare. Questo starà a voi una volta che deciderete di prendervi l'auto elettrica e imposterete un po' il vostro stile di guida. Per le lunghe percorrenze, secondo me 120-130 km/h vanno più che bene. Sono quasi le 9 e siamo per rientrare a casa, ma non ho voglia di cucinare, le pizzerie sono chiuse perché qua in Germania chiude quasi tutto molto presto, soprattutto la ristorazione tranne il fast food. Quindi abbiamo optato per andare al volo al McDonald's. Ci prendiamo due hamburger e dato che al McDonald's c'è una stazione di ricarica abbastanza veloce, non ricordo quanti kilowatt, l'ho impostata come destinazione nel navigatore e quindi adesso la batteria sta andando in preriscaldamento per ottimizzare la ricarica veloce. Fino adesso abbiamo percorso 240 km con 52 kWh e 217 Wh a chilometro, una quantità piuttosto elevata di elettricità, comunque meno di quanto ho consumato ieri con l'Audi e-tron Q8, è una media di 35 Wh a chilometro, che era una cosa assurda. Certo, è una macchina completamente diversa, ma sinceramente con quella un po', non dico che mi verrebbe l'ansia da ricarica, ma la rottura di palle da ricarica, perché veramente fai troppi pochi chilometri. Quindi posso capire chi ancora non ha un'auto elettrica, ognuno ha le sue esigenze ed è giusto che possa scegliere un'auto in base alle proprie esigenze, solo così poi potrà avere un'esperienza di guida pagante. Eccoci arrivati al McDonald's. 251 km con 54 kWh, 214 Wh per chilometro. Al rientro abbiamo consumato molto di più, 244 Wh solo per la tratta di rientro, perché abbiamo trovato meno traffico e zompato un po' di più. Adesso vediamo un po' da mangiare anche la nostra Tesla. E anche questo video vi è piaciuto, potete scrivermi i vostri commenti, spero che possano semplicemente essere delle informazioni utili, quelle che vi faccio vedere nei miei video, quelle che sono le esperienze d'uso della vita reale, nonostante qualcuno mi scriva che siano balle tutte inventate per far vendere auto elettriche, che mi paga un'entità
astratta che si occupa di vendere auto elettriche. Sono una semplice persona che guida una macchina elettrica, che sta ancora imparando a conoscerla e condividere con voi o con chi ancora non ha un'auto elettrica e si sta facendo delle domande che io mi sono posto già, a cui ora con l'utilizzo mi sto rispondendo. Condividere questi video con voi possa, spero che possa essere utile. Ci vediamo alla prossima, ciao!